Wahekuj, ben ritornati dal vostro Andrelink91 in questo nuovo episodio di LBX Little Battler's Experience o Dumble Senki in giapponese. Ad ogni modo, continuiamo il capitolo 6. Dobbiamo andare al torneo Artemis che a quanto pare inizia oggi. Vai allo stadio e ci andiamo subito. Ci tengo a dire comunque sia che volevo portare questo episodio un pochino prima rispetto al solito, ovvero domenica. Ma è stata una settimana stranissima, piena di impegni, e quindi non ce l'ho fatta. Volevo portarlo veramente di venerdì, e oggi è giovedì che sto registrando, e vabbè, non ho avuto modo di registrarlo prima, quindi ve lo vedete domenica come sempre. Stadio di Artemis, vuoi entrare o è scelto? È una settimana super impegnata, non so perché, ma è andata così stavolta. We've really made it. Yeah, it's hard to believe that it's actually today. Artemis! That time, am I right? Huh? Il ragazzo sa la moglie. I don't know, but there's something strange about him. Sembra uno zombie quasi. Ladies and gentlemen, the Artemis World Championships are about to begin. Mr. Kaido, once this starts, it's only a matter of time. Let's get on with it. We already know who will win after all. It won't be very long before the world is sitting in the palm of your hand, sir. E sottofondo si sentiva parlare del Metanoia GX, che ovviamente è il premio del torneo, ma ragazzi, abbiamo, a parte che l'area è enorme a quanto pare, abbiamo scoperto che combatterà anche il ragazzo Salamoia al torneo. Ormai lo chiamo in quella maniera. È il 2050, non 48. Io pensavo che fosse il 2048. E anche la cinematica era bella. And you know what that means. This is where you can find all the top LBX players on the planet. This is awesome. I can't wait to see who we face. Nice. You better believe we're ready for anything. Hey, look. It's Justin. Huh? Ma sbaglio, è praticamente l'inizio del gioco questo. Una delle prime scene che vediamo. Sì, ma è forte. Beh, stavolta forse lo sconfiggiamo. There's no bigger stage for an LBX player. Artemis. We're all fighting for one reason, to be the best in the world. But still, there's more to this. It's not just about winning a championship. Beh, non per te. Yeah. Who'd have known we'd get caught up in this mess? Artem. Bello. Qui mi sa che inizia davvero ad essere pesante la cosa. Inizia davvero il fulcro di tutto. Sono davvero eccitato all'idea di affrontare questo torneo. Non vedo l'ora. Però ovviamente, se riuscissimo ad andare a prendere anche l'oggetto che si nasconde qui, medaglia dell'amicizia. No, ovviamente quella andrà venduta per fare un po' di vaini. C'è altro? No, non mi sembra ci sia altro. Anzi, no, possiamo solo accedere qui. Di là non si può andare, quindi entriamo. Wow. Cioè, ste cose le vedi solo per gli stadi da calcio. Ci sono molte mostre sugli LBX, ma non possiamo interagire se non con un piccolo dialogo. Abbiamo anche una pianta di limoni. È palesemente una pianta di limoni. No, no, non con lei. Lo stadio Odaiba. Ok, lei è la hostess e si riconosce perché ha il tatuaggio di un codice a barre. Benvenuti allo stadio Artemis, questo è il banco delle iscrizioni per i partecipanti al torneo. Salve, vorrei iscrivermi al torneo per piacere. Identità confermata. Ma come? Non è nessun apparecchio. Van Yamano, vincitore del torneo d'oltretomba. La tua registrazione al campionato mondiale è completata. Vabbè, forse c'aveva una specie di pass.
Va bene. Quindi tutto pronto? Il tuo LBX è pronto, Van? Puoi giurarci, mica tanto. Io vado a cercare Lex, allora. A più tardi, Van. Addio. Hans ha lasciato il gruppo. Manca ancora un po', la cerimonia d'apertura. Perché non andiamo a vedere i banchi degli sponsor? Non ci tengo molto. Ma tutti per forza devo controllare. Niente, questo si può rilassare. Justin Bieber. No, è che Kaido. Van, sono venuto qui per finire ciò che avevamo iniziato. Non vedo l'ora di combattere. Tutto qui? Ah, il tipo stessa la moglie. Nils Richter. Però è Nils senza la E. Chi è questo mo? Phantom J. Ma è il padre di Van. Allora è pronta la futura star? Ma è il padre di Van, è ovvio. Daxendo, ho come l'impressione che ti stai chiedendo perché sono qui. Beh, non per sostenerti di sicuro. Ok. La cerimonia di apertura inizierà a breve. I partecipanti sono pregati di recarsi al banco della reception. Van, Kazuya, andiamo. Signor Vaiamano, mi permette di accompagnarla all'interno dello stadio per la cerimonia d'apertura. Che balletta! Nel 2046 l'industria della distribuzione fece un enorme passo avanti grazie all'invenzione del cartone rinforzato. E in grado di resistere a ogni tipo d'urto, questo materiale all'avanguardia divenne indispensabile a livello globale. Ma presto fu utilizzato per uno scopo diverso, ovvero come materiale per i diorami che avrebbero sconvolto il mondo. E nell'universo, racchiuso all'interno di queste solide mura, cominciarono a svolgersi le epiche battaglie tra LBX. I giocatori migliori al mondo sono tutti raccolti davanti a noi, ma solo uno di loro sarà il vincitore! E ora è con piacere che do inizio al campionato mondiale di LBX, il torneo Artemis! Finalmente ci siamo. Beh, era ora, no? Ladies and gentlemen, allow me to present the prize for this year's tournament. Our competitors have the chance today to walk away with the pinnacle in LBX CPU technology. And here it is! It's capable of powering the world's most advanced robot, and it can clock speeds more than double that of the latest model, making it an unprecedented leap in this sport's technological evolution, the Metanoia GX! I'm not leaving here without it. Beh, ci si accontenta, mo, alla fine. Dai. non la cancellerò mai dal video quella parte. Mi chiedo quanti tra gli iscritti abbiano notato che la ragazza alla reception è in realtà un androide. Ci avevo pensato, mi sembrava un po' troppo impostata. Un androide? Ma è pazzesco. Sembra una persona vera, non l'avrei mai detto. Neanche quando è aperto qui, si è aperto tutto quanto il... No, proprio no. La velocità della sua CPU è incredibile, 200 volte superiore rispetto a quella di un normale LBX. Ogni LBX dotato di una CPU simile si assicurerebbe un vantaggio davvero strepitoso. Wow, quella CPU è così potente, è fantastico! Van, torniamo alla reception e prepariamoci alla prima battaglia. Buona idea, Amy, andiamo. Ma andiamo lì, si riapre un'altra volta. Quando sei pronto entriamo. Se parli con quella signora di fronte alla porta ti lascerà entrare nel campo di battaglia. Se devo tornare alla reception per parlare con la ragazza androide, con C18, sperando che sia maggiorenne, no? Perché non vorrei avere problemi. Questa è l'entrata. Beh, il campo di battaglia, ma quella di là quindi mi faceva solamente entrare tanto per... Non lo so, non ho provato, quindi non saprei dire. Magari se entravi proprio là in fondo era meglio, perdevamo tempo, no? Squadra di Vaiamano, siete stati assegnati al girone C. La vostra prima battaglia sarà contro i campioni del Nord America, Johnny Buse e Paul Morgan. Sarà davvero dura. No, sta dicendo sul serio? Non mi interessa chi stiamo per affrontare, io non perderò.
devo arrivare in finale! Tutte le battaglie del primo round saranno 2 contro 2. Parla con me quando hai finito di prepararti. Ovviamente andremo io ed Amy. Kazuya proprio no, perché Kazuya... Ragazzi, Kazuya è... Inizia il primo round, subito. Perché Kazuya è un... È un cecchino, dovrebbe fare corpo a corpo. I campioni del Nord America, Johnny Voss e Paul Morgan, li affronteranno i vincitori del torneo d'oltretomba di quest'anno, Van Yamano, Amy Cohen e Kazuya Walker. Il primo round sarà una battaglia 2 contro 2. Come finirà? Non ci resta che scoprirlo. Inizio della battaglia! Siamo io ed Amy contro Elvis Presley, ragazzino, che è a livello 28. Ho fatto bene ad allenarmi fino al livello 30 e credo che non mi basterà. Secondo me arriveranno anche al 32-35 gli sfidanti. Molto probabilmente. Ho potenziato la batteria di... del mio LBX, perché sennò, ragazzi, davvero era impossibile continuare a giocare in quella maniera. Aiuto! Mi stavo difendendo però, eh! Non vorrei dire nulla. No, Amy, attenta! Muori, nostro! Ok, sulla X ce l'avevo. No, mi stavo sbagliando con l'altro attacco. Ma è resistentissimo, ragazzi! Già Amy è morta? A saperlo facevo da solo, facevo, eh. Ok, lo prendo. Madonna, ragazzi. Ma questo... ce la facciamo a mandarlo KO? Grazie. Ok, quello sta ricaricando. Vai, vai, vai. Cavoli. Vediamo un po'. No, ragazzi, questo è forte, eh? E quindi mo non gli faccio niente così? Ah, bene, stordito. Vai. Carico. Non ho più la batteria. No, ragazzi, però vabbè, così però non può essere. Devo aspettare che si scarica. O si scarica, eccolo, va. Perfetto. Ah, non ancora? Accidenti a te. Vai, è andato. Mamma mia, ragazzi, è stata lunga questa. È stata davvero lunga come lotta. E sono forti. Accidenti. Abbiamo un vincitore. La squadra di Van avanza dopo una battaglia estremamente combattuta. Questo torneo ci regala grandi emozioni. Scopriremo presto cos'altro è in serbo per noi. È tosto il torneo. Devo ricaricare Amy. Assolutamente. Here at the Artemis World Championships, it looks like we have our first block winner. Everyone turn your attention to the B block finals. Sam Kanzaki activates his special attack routine Power Slash. But would you believe it? Phantom Jade dodges it in style. He hits back with his own special attack routine. Look out, he's using Storm Slash. A direct hit and it's game over for Kanzaki. Our winner is a man shrouded in mystery. All we know is our B-Block champion is Phantom Jade. Kanzaki put up a great fight, but sadly he won't be making it to the tournament final. Ovviamente è nostro padre. Era chiaro. Beh, se non è nostro padre è un uomo a soldo di Cole. O Kaido. No, soldo di Kaido, sicuramente. Il torneo Artemis è molto impegnativo. Alcuni di questi giocatori sono dei veri guerrieri. Phantom Jade,
Non c'è scritto niente sul suo profilo. Che c'è, Van? Niente. Buono, comunque sia, siamo avanzati subito del nostro girone. Oh. Lui, ho come l'impressione che morrà. Controlli come stanno andando gli LBX della Tiny Orbit nel torneo? Tyler, da quanto tempo? Ultimamente non ti si vede spesso da queste parti. Beh, sembra che tutto proceda perfettamente anche senza di me. Sì, ma tu sei il responsabile del centro ricerche. Non ti preoccupare. Keith ha tutto sotto controllo. Sono qui per chiederti un favore. Scommetto che ha qualcosa a che fare con Cillian Kaido. Sì. Credevo di averti già detto di lasciar perdere. Quando ti sarei vendicato, che cosa avrei ottenuto? Kaido era il nemico di nostro padre. Non posso perdonarlo dopo tutto ciò che ha fatto e che continua a fare. Quindi sono fratelli loro, non padre e figlio. Qualcuno deve fermarlo. Mi sembra di risentire le parole di nostro padre. Ed entrambi sappiamo com'è andata a finire. Non vuoi finire quello che lui aveva iniziato? Cerca di ragionare. Che cos'altro puoi fare ora che Loas non esiste più? Quindi ne sei al corrente? Cillian Kaido è un mostro, lo so. Ma non posso mettere a rischio l'azienda per inseguire quell'uomo. Ci sono cose importanti che devo proteggere. Stai dicendo che hai paura di lui? Proprio non capisci, Tiger. Non possiamo coinvolgere l'azienda nei nostri piani di vendetta. Hai già dimenticato tutto quello che è successo? Ok. Pensavo ci fosse una cinematic importante, ma a quanto pare no. Bene, Cuccio, allora direi che per questo video è tutto. Concludiamo qui con il primo girone del torneo Artemis, insomma, la prima lotta. E bene, penso che possa bastare per il momento. Nel prossimo magari cercherò di fare più lotte. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi e ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! Yeah.